Buongiorno da Capitan Sventura in questo torrido giorno, caldo come il solleone. Ragazzi, 30 gradi a settembre, al 4 settembre. Andiamo a farci un giro in bici, dai. Domani mi libererò degli bike, purtroppo. Su questa bike ci ho messo tanto, tanto impegno come sulle bici, eh? Ma purtroppo per certe cose elettroniche non ero capace, eccola qua, non ero capace di sistemarla e mi sono fidato a uno che si è rivelato un incapace. Stendiamo un velo pietoso su questa vicenda. E andiamo avanti. Oh, questa bici è super soft da pedalare. Stranissimo, ma ogni volta che prendo in mano questa Fat vola, nel senso che ha dei rapporti molto, molto più soft delle altre. E nonostante tutto abbia queste immense coperture, lei è la perfetta bici da commuting. Devo stare attento perché ho dei momenti in cui non vedo in 3D e perciò devo stare molto attento a non avere delle sviste. Comunque adesso oggi affronteremo una strada praticamente senza auto, come non detto, auto elettrica cinese, copia della Tesla, qualcosa del genere. Andiamo e andiamo giù verso questa zona interessante, così proviamo anche i carri nuovi e già sembrano molto interessanti e comodi. Sono senza fondelli, ma non farò tantissima strada, perciò non è un problema così importante. Andiamo ragazzi, andiamo giù al canale. C'ho il tè qua che non è messo proprio bene, speriamo che non abbia problemi. L'ammortizzatore sella sta funzionando in modo egregio, direi. Eccolo qua, e noi andiamo giù di qua, cari, giù di qua. Togliamo i freni per non perdere niente e siamo qua alla zona dei bar. Il canale è rialzato, non so come mai, questo mette questa tela che non si capisce cos'è. Altri veicoli strani, altri veicoli strani, elettrici. Noi passiamo avanti, passiamo avanti. Il canale è alquanto alto, si vede che hanno mollato dell'acqua. Qua ci vediamo un po' zona, c'è caldo esagerato oggi, veramente è come pieno agosto. Andiamo su dalla pedana, finalmente ha messo una pedana, così non devo disperarmi. Qua ha messo una uno scivolo, spettacolo. Vediamo se c'è anche là lo scivolo, sarebbe bellissimo. E noi andiamo avanti ragazzi lungo il canale, vediamo se questo ha già gli stendimenti. Ha messo scivoli ovunque, ottimo direi. Mettiamo in posizione di nuovo retta, si mette in posizione retta. Noi andiamo tranquilli, evitando che i polsi mi facciano male. Eccoci qua ragazzi, andiamo giù dallo scivolo. Perfetto, ha fatto un bel lavoro dai con gli scivoli stavolta, bravi. Così anche le persone con handicap possono venire sul canale.
andiamo avanti, qua c'è il porto, gente che pesca, come vedete il canale aggiungendo acqua si è ripulito di tutta la mucillagine che aveva sopra e adesso cerchiamo di passare qua a fatica a respirare. Ieri stavo soffocandomi con un pezzo di pizzetta. Bellino il paesaggio, qua dai, non c'è da lamentarsi, pedaliamo, non faremo una gran distanza, ve lo dico subito, solo un giretto qua sul canale con la nostra splendida Armageddon. Mi sa che parola non l'hanno mica messi, non l'hanno mica messa la rampa. Infatti là non c'è, devo andare su a piedi. Qua i ristoranti galleggianti, eccoli lì. Qua mi fermo, qua i ristoranti galleggianti, dai, faccio vedere un po' la bici e poi ritorno in... qua si va avanti. Cerco di non fare stupidaggini. Eccoli qua, guardate che belli i ristoranti galleggianti. Noi ci mettiamo qua, così se scivola la bici non cade in acqua, e vediamo un po' come è messa questo mostriciattolo, ok? Eccoci qua, la appoggiamo. Questo in teoria sta su perché c'ha le gomme giganti, e vediamo un po' com'è, ok? Togliamo il telefono e facciamo un video come bisogna farli, un video orizzontale. Qua è il vostro Capitan Sventura, vedete le navi ristorante. Lì stanno rinnovando un ristorante, lo stanno facendo bellino, dai. Là c'è la torre di Mordor, qua c'è il canale navigabile, e questa è la nostra Armageddon, più cattiva che mai. Guardatela che roba bella e imponente, con un bel manubrio largo, giusto per commuting ma anche per off-road. Non ho mai fatto una avventura sabbia, sì, ma mai fatta sulla neve, purtroppo. Qua non è che nevica così tanto, ed eccolo qua in tutto il suo splendore. Guardate che cattiveria, ma anche eleganza, combinazione di colori, borse a tono, componenti non male, abbiamo anche comunque dei freni idraulici, il cambio è SLX, il comando è XT, il deragliatore, tutto di recupero da una vecchia XC, il colore tiene, un colore a film che avevo fatto già tempo fa, l'ho ripristinato poco tempo fa, ho ripristinato qualche grafio, e diciamo che il pro del colore film è un po' meno resistente degli altri colori, però diciamo che se fate qualche grafico, qualcosa, non bisogna carteggiare, diventare matti, dovete solo spruzzarci sopra ancora e il gioco è fatto. Qua l'abbiamo tutta bella come il sole. Qua siamo in una zona un po' più fresca del cemento, anche se c'è il cemento gli alberi rinfrescano un po', ed anche il canale con una leggera brezza. Qua c'è un altro parlante che continua a parlare, ma su quello non ci posso fare nulla. Ed eccoci qua con questo splendore. Questo è un manubrio Znino, il telaio era di un OK Favor, che poi praticamente ho mantenuto solo il telaio e la forcella, e tutto il resto l'ho cambiato. Ho mantenuto anche il movimento centrale e la crankset, ok, cambiando da 3 in 1. Ecco qua il risultato.
Ed eccoci qua ragazzi, con questo splendore ci lasciamo e ci vediamo al prossimo video. Domani farò un video sul nuovo acquisto, sulla vendita dell'e-bike. Dovrò trattare e cercare di prendere il più possibile, perché non è che abbia sì grandi fondi per farlo. Ci vediamo da questa bellina visuale lungo il canale e mi raccomando, iscrivetevi. Ciao ciao.